L'estate è più bello andare il più possibile a piedi nudi, ma può capitare di avere anche qualche brutta sorpresa. Ne parliamo con il nostro dermatologo di fiducia, Pietro Sollena. Ciao Pietro, benvenuto. Buongiorno Marcello, grazie. No, grazie a te. Allora, dicevo, spiaggia, piscina se magari siete stati in città, sui prati, poi però ogni tanto alziamo la pianta del piede e abbiamo qualche cosa che non va, che rischiamo con l'atteggiamento però che è un atteggiamento di libertà, insomma quello di andare a scalzi. Sì, diciamo che lo facciamo spesso tutti, d'estate camminiamo scalzi, si tratta di soprattutto di infezioni della pelle, in questo caso di verruche che possono far male, per cui sono delle piccole papule, sorfessioni della pelle che si manifestano. Ma come si prendono? Sono infettive, a carattere infettivo, c'è un virus, papilloma virus umano, che purtroppo entra all'interno di piccole feritine, di piccoli taglietti della pelle e che poi può dare, manifestare queste lesioni. Senti, anche le mani quindi sono soggette? Anche le mani sono molto fastidiose, quelle che vengono in regioni periungueali, addirittura si possono avere anche meno frequentemente sotto le unghie. E quindi sono fastidiose perché vanno ad alterare le unghie e fare male. Questo è un problema. Prevenzione, innanzitutto la pulizia, immagino. Sì, la prevenzione, la pulizia, dobbiamo fare molta attenzione. Dicevi benissimo prima, c'è chi cammina a piedi nudi, siamo qui ad esempio nelle piscine. In casa, in albergo, ma soprattutto attenzione ad utilizzare, qua abbiamo un esempio, delle ciabatte o degli infradito quando si fa la doccia, soprattutto non a casa propria, il piatto doccia, mettere sempre qualcosa sotto, staccare il piede dal contatto con superfici che possono essere infette, quindi disinfettare bene le superfici e quindi fare prevenzione in questo modo. Ovviamente, siccome sono molto infettive, si possono infettare tra una parte del corpo e l'altra, ma anche tra una persona e l'altra. Spesso abbiamo genitori e bambini che hanno entrambi questo tipo di lesioni, per cui attenzione a disinfettare bene, a fare prevenzione e a evitare i piccoli traumatismi. Purtroppo c'è chi per lavoro ha le mani sempre in acqua, quindi sono macerate e si fanno dei piccoli traumi. Mi raccomando, attenzione a pulire bene tra le dita, tra le unghie e vedere se c'è qualche piccola lesioncina, qualche papuletta e in tal caso recarsi dal medico. Purtroppo ci siamo beccato, l'abbiamo vinto e ci troviamo con sta maledetta verruca. Che fare? In questo caso in farmacia ci sono dei prodotti che abbassano il livello della verruca, perché ricordiamo che il fastidio della verruca è proprio il dolore, no? Il dolore è il fatto che è cupoliforme. Però io consiglio sempre di recarsi dal medico, perché la terapia è ablativa, cioè la verruca va tolta, ci sono vari metodi, c'è quello classico che conosciamo tutti, quindi la crioterapia con l'azoto liquido. Con l'azoto liquido. Oppure la diatermocoagulazione con un bisturi elettrico, c'è il laser. In alcuni casi purtroppo queste verruche recidivano, ritornano sempre, uno fa due, si tre, tre, quattro. In quel caso. Nel senso che c'è anche la chirurgia radicale, però un piccolo taglietto non si dà. Si ritrova assolutamente con l'arto fantasma. Allora, abbiamo detto che però le pratiche più semplici sono il freddo e il caldo. Il freddo, l'azoto liquido, no, il caldo bisturi elettrico, questo è il caldo, però è semplicemente sfruttiamo il fatto ablativo del taglio profondo che riusciamo a togliere poi il virus. Però la cosa importante è non sottovalutarle, nel senso che uno dice, vabbè, c'è una piccola verruga. Assolutamente sì, non sottovalutare, perché poi crescono, possono modificarsi, diventare antipatiche, sempre più grandi, per non parlare poi del papillomavirus che può colpire anche le mucose genitali, quindi in quel caso sono delle verruche diverse, verruche che possono venire in tutte le parti del corpo. Noi abbiamo parlato, abbiamo detto piedi, mani, però mi vengono in mente le verruche ai piani del viso, le verruche filiformi a livello del collo, cioè ci sono vari tipi di verruche che possono... Sono parole di speranza quelle che arrivano al nostro amico dermatologo, però sono tutti per fortuna piccoli mal che si riescono a curare. Basta, come dici te, a accorgersene, una volta che si è accorti andare in farmacia, la prima cosa,
e la seconda andare dal medico. Un consiglio che posso dare, spesso vengono confusi con dei calli o con altre lesioncine. Bravo, uno perché come fa a riconoscere? Ci sono alcuni segni e sintomi che ci possono aiutare. Uno tra questi è il dolore puntorio. Spesso abbiamo delle piccole lesioncine a mani e piedi che possono essere semplicemente dei piccolissimi calli. In realtà se si premono e fanno male, questo può essere un segno che ci fa pensare che quindi, sia una verruca. Semplificando, se tu premi il callo non succede niente. Dipende dove è localizzato il callo, però normalmente non fa così male, non fa il dolore puntorio che dà la verruca. Significa acuto? Acuto che fa veramente male. Oppure queste lesioncine in superficie hanno delle piccole macchiette come nere, quelle sono dovute a piccoli stravasi ematici dal virus. Il virus si moltiplica da questi stravasi. Ma sto maledetto virus, con le medicine non se ne va mai. Sì, ci sono dei farmaci, si possono utilizzare, però siccome è localizzato si brucia e via. No? Basta, si brucia e via. Abbiamo risolto il problema delle verruche in maniera radicale. Prevenzione, soprattutto prevenzione. Abbiamo Lorenzo, come dire, abbiamo il nostro amico Pietro che ci aiuta con i suoi consigli. Grazie al nostro dermatologo Pietro Sollena. Ora andiamo